in compagnia di Diana Severati, che sta qui, come potete vedere sulla spilletta, che porta in qualche modo in rappresentanza una voce di Più Europa e quindi anche dell'ALDE. Ecco, ci sono stati peraltro degli appuntamenti importanti, credo anche costitutivi, anzi costituenti, di recente. È un'importante, diciamo, voce decisamente europeista e liberale. E le chiediamo ovviamente il motivo e i propositi in qualche modo di questa presenza. Sì, allora io sono coordinatrice dei membri individuali ALDE per il Centro Italia e anche uno dei membri fondatori del gruppo Più Europa Roma, che si è costituito martedì scorso 9 ottobre. L'ALDE è l'alleanza dei liberali e democratici per l'Europa. Appunto, crediamo in un'Europa più libera e democratica, così come appunto noi di Più Europa, presenti sul territorio a Roma, che vogliamo declinare queste sfide non solo a livello italiano ed europeo, ma anche a livello locale, affrontando appunto i temi che riguardano la nostra città, a cominciare dal discorso del trasporto pubblico. Abbiamo aderito alla campagna Mobilitiamo Roma e poi abbiamo anche tante altre priorità, ad esempio la tematica dei rifiuti, ma anche tante altre tematiche che vedremo di affrontare, declinare a livello locale. Beh, Mobilitiamo Roma, ricordiamoli, è una campagna di radicali italiani, Radicali Roma, che in qualche modo ha il suo culmine, se così possiamo dire, in un referendum consultivo che si terrà, credo, l'11 novembre, se non sbaglio, e in cui la cittadinanza romana sarà interpellata in qualche modo a dare il proprio gradimento sull'attuale servizio trasporti dell'ATAC, e verrà a lei chiesto appunto se gradisce il fatto che, appunto, che venga messo a bando questo servizio. Allora, il referendum si terrà l'11 di novembre, lo ricordo, 11 di novembre. Invitiamo tutti ad andare a votare e a votare per il sì. Quello che chiediamo non è, come spesso viene frainteso o volontariamente o per mancata informazione, la privatizzazione dell'ATAC, bensì la messa a gara e liberalizzazione del trasporto pubblico. La liberalizzazione è cosa ben differente dalla privatizzazione. Quello che lo chiediamo appunto è mettere fine a questo monopolio inefficiente dell'ATAC e offrire ai cittadini romani un servizio migliore. Poi, eventualmente, prevedendo anche, questo è quello che riguarda il secondo quesito, una copertura per le tratte ad oggi non servite, con servizi alternativi, eventualmente organizzati anche tramite app, comunque da vedere, per appunto avere una copertura maggiore per quanto riguarda il servizio di trasporto pubblico. Quindi noi anche come Più Europa ci siamo impegnati per quanto riguarda il comitato del sì, promuoviamo a tutti gli effetti la campagna, ci stiamo mobilitando, dando il nostro apporto con dei tavoli informativi e invitiamo tutti ad andare a votare al referendum dell'11 novembre e a votare sì. Grazie, Nina Severati.